nonché direttore generale di ARPA Liguria, Manuele Pepe, Carlo Emanuele Pepe. Detto Chicco. Buongiorno a tutti, un saluto alle autorità presenti e un saluto a voi giovani, è un piacere avere qua una bella rappresentanza. E un saluto anche da parte del Presidente del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, Stefano Laporta. Come magari non so se sapete, il nostro Sistema Nazionale di Protezione Ambientale è composto da circa 10.000 colleghi, di cui 1.000 dei quali ogni giorno cercano di lavorare al meglio per cercare di promuovere delle linee guida o dei manuali tecnici per poter migliorare quella che è la nostra attività. Noi ci occupiamo di monitoraggi, di analisi, ne facciamo circa su tutto il territorio nazionale circa 650.000 analisi all'anno con 10 milioni di parametri analizzati e soprattutto facciamo anche i controlli. Qui ad esempio apro una piccola parentesi, visto che dopo più avanti parlerà anche Giuseppe Sgorbati che è di ARPA Lombardia, stiamo iniziando anche noi a utilizzare la tecnologia in maniera importante, nel senso che utilizziamo anche noi i droni e i satelliti per andare a fare i controlli su discariche, impianti di trattamento e impianti di stoccaggio. Questo è un passo importante che ci vede sviluppare quella che è la tecnologia, mettere al nostro fianco per cercare di crescere anche noi in quello che sono i controlli. Quindi un plauso ovviamente ai colleghi della Lombardia che sono partiti per prima nel sistema, la Liguria a ruota li stiamo inseguendo e dentro fine mese riusciremo con i droni anche noi a fare queste attività e il sistema dopo ci seguirà, perché è un dato molto importante. Come dicevo, questa è un'opportunità enorme per noi, perché il fatto di fare, oltre a fare controllo, analisi e monitoraggio, ne facciamo anche comunicazione, e la comunicazione per noi è fondamentale, perché dobbiamo comunicare tutto quello che analizziamo, controlliamo, monitoriamo, ma facciamo anche tanta educazione ambientale. Anche qui apro una piccola parentesi, in passato mi è capitato spesso di poter partecipare a eventi per la reportistica per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti urbani. Io sono un padovano che vive a Genova, lavoro a Genova, e in passato il Veneto è sempre risultato sul podio come prima regione per quanto riguarda le percentuali di raccolta differenziata. Perché dico questo? Perché gran parte di questo risultato, una parte di questo risultato è dovuta sicuramente agli enti locali, una parte agli ottimi società di raccolta che eseguono con perfezione il lavoro, una parte importantissima è quella dei cittadini che puntualmente ogni giorno fanno la propria raccolta differenziata, però non voglio dimenticare quell'incremento statistico di percentuale che grazie al tutto l'educazione ambientale che abbiamo fatto nelle scuole primarie e secondarie siamo riusciti a far assorbire come delle vere e proprie spugne le buone pratiche a tanti ragazzi che poi le hanno riportate con amici, con parenti, con familiari e le hanno portate all'esterno. E un contributo importantissimo è stato appunto questo, di poter lavorare con voi giovani proprio per permettere quel delta in più che è veramente importantissimo. Quindi un complimento ai ragazzi e soprattutto anche al corpo docente. Noi in questa fase per cui andremo a seguire passo dopo passo, perché è un intervento di citizen science, per cui ovviamente il cittadino, anziché dialogare con la scienza, dialoga col Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Tra parentesi, vi invito a guardare e seguire sempre il nostro sito, Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, dove anche troverete tutto quello che è il materiale didattico che servirà per questa avventura. È un'opportunità enorme, perché lavoreremo fianco a fianco nelle due settimane che andremo a monitorare con i campionatori passivi che mette a disposizione la società Aquaria, e andremo a lavorare proprio giorno dopo giorno con il corpo docente e con voi ragazzi per cercare di andare a farci conoscere e conoscere quello che è il mondo del controllo e monitoraggio, che andrà confrontato ovviamente con quelle che sono tutto il sistema di centraline che ci sono sul sistema nazionale, che hanno un'altra tipologia di controllo, un'altra tipologia un pochino, diciamo, se mi consente, più raffinata, anzi molto più raffinata, però in questo caso per noi sarà fondamentale poter avere quello che è un confronto e una verifica su quelle che sono la qualità dell'aria per quanto riguarda il biossido d'azoto vicino a queste 82 scuole. 7 di queste 82 scuole sono tra parentesi liguri, perché 4 le abbiamo a Genova, 2 alla Spezia e 1 a Savona, quindi in questo momento la Liguria anche orgogliosamente dà un bel contributo, diciamo così. Abbiamo degli obiettivi, ovviamente quelli di sensibilizzare e formare i giovani, ma approfitteremo anche di sensibilizzare quelle che sono le famiglie dei giovani, quindi tutti i cittadini, per cercare di poter andare a parlare di inquinamento atmosferico, ma anche solamente anche di ambiente, cercando anche di
operare con i soggetti preposti per, come diceva il direttore Bratti, di cercare di far conoscere meglio le pubbliche istituzioni, per cercare di farci apprezzare molto di più. Qualche volta anche noi con la comunicazione, anche se ci stiamo impegnando in maniera molto severa, perché la comunicazione sia di ISPRA che delle ARPA, quindi dell'SNPA, è molto efficace e efficiente, però dobbiamo sempre crescere, perché dobbiamo sempre raggiungere più persone possibili per vedere quanto facciamo per il cittadino. Il tema quindi di fornire tutte le informazioni e dove trovare tutti i dati ufficiali, che noi ne abbiamo una quantità veramente incredibile ed è fondamentale poter mettere a disposizione, far sapere che i dati ufficiali ci sono e sono così tanti. Quindi per permettere ovviamente quella che è una partecipazione attiva del cittadino, dello studente e dei genitori, delle famiglie, dei cittadini tutti, per cercare di stimolare il cittadino ad avere veramente un ruolo attivo nella vita di tutti i giorni. Ruolo attivo che speriamo possa arrivare quanto prima sempre di più. Questa visione complessiva di insieme che abbiamo nel nostro sistema per tutte le varie componenti che andiamo a analizzare ci porta a essere anche presenti in settori anche particolari per quanto riguarda la qualità dell'aria, perché addirittura recentemente, la dottoressa Abrini me l'ha ricordato, di ISPRA siamo stati anche interpellati e coinvolti in eventi particolari come dei convegni o delle fiere di florvivaistica, che dice il Sistema Nazionale di Protezione Ambiente sul florvivaismo cosa può entrare, eppure entriamo anche lì perché proprio nella qualità dell'aria possiamo permettere, con tutti i nostri studi e il nostro personale che opera anche ad esempio sulla biodiversità, per vedere quelle che possono essere le infrastrutture verdi che possono essere create in una città, per cui per andare a mitigare quello che è l'inquinamento da PM10, ad esempio in vialoni con condomini, il fatto di piantumare delle piante ad alto fusto con un particolare tipo di fogliame permette di catturare in una certa parte di PM10 ed evitare che vada all'interno delle abitazioni. Tutte queste attività sembra, nella nostra visione appunto complessiva di insieme che ha il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, si completano e danno sfogo a queste tutte le nostre ovviamente attività che, ripeto, siamo in 10.000, con competenza, con molta passione, cerchiamo di svolgere ogni giorno. Quindi un buon lavoro a chi ovviamente dà inizio a questa attività, a voi giovani, è una bella strada che abbiamo intrapreso, una strada giusta. Ovviamente di strade giuste e belle nell'ambiente ce ne sono tantissime, questa è una, ma ricordatevi che dobbiamo prendere tante altre. Grazie. Grazie.